Allo Stadio Azzurri d'Italia va in scena la settima giornata di campionato della Serie A 2014-2015. Ad affrontarsi sono Parma ed Atalanta in due situazioni diametralmente opposte, per il Parma sesto a ridosso della zona UEFA, Atalanta che naviga in cattivissime acque. Come sempre la telecronaca, la grafica è sbagliata, è affidata a Frankie Romano. Le squadre fanno il loro ingresso in campo, il Parma ancora senza la disponibilità di Laurent De Bock, ancora fermo ai box per infortunio, quindi Frankie Romano ripropone sull'out di sinistra del 3-5-2 Kennedy Igboananike. Immagini per la formica atomica Sebastian Giovinco, veramente un trascinatore in queste prime 7 giornate. E andiamo a dare uno sguardo alle formazioni con l'Atalanta che presenta il nuovo acquisto, il portiere turco Günok, autore tra l'altro di una buonissima prova con il 4-4-1-1, un modulo che si trasforma molto facilmente nel 4-3-3 con Estigarribia veramente molto vivace. Anche Dramé dalle retrovie spingerà in maniera molto positiva. Parma, come detto, conferma il 3-5-2, la difesa ormai sembra essere delineata, ha perso il posto Vadim Demidov a scapito di Andrei Ramaglio, diventato anche capitano. Come detto c'è Igboananike sulla sinistra. Immagini per Mert Günok, il 25enne portiere preso dal Trabzonspor in queste ultime ore di mercato. Portiere pagato veramente con moneta sonante, un acquisto oneroso da parte dell'Atalanta, sembra tutto pronto. Il manto è in perfette condizioni, immagini ancora che vanno a pescare Cigarini, l'ex di turno, e per la prima presenza in Serie A di Filippo Giacoletti, che sarà la giacchetta nera di quest'oggi per questo Atalanta-Parma che ci prospetta il calendario. Tutto sembra pronto, manca solo il fischio di inizio ed eccolo qua, sono partiti Atalanta e Parma. Il Parma parte subito benissimo e dal calcio d'inizio prova a rendersi pericoloso con Igboananike che sterza verso il centro e pesca Diamantakos per Discherud, spalla alla porta, lo scarico per Acqua, Giovinco prova a incunearsi ma è molto bravo Cherubin a chiudere e ripartire con una palla per Gomez. Atalanta però risponde, sarà un primo tempo veramente arrembante, tambureggiante da parte dei nero-azzurri, la palla che finisce a Morales al limite dell'area, può entrare in area, prova l'assist per Dennis che gira ed angola troppo il tiro, spreca veramente un'occasione enorme e il tank Dennis. Rivediamo nel replay sul disturbo di Widmer, ma comunque poteva veramente fare di meglio. Andiamo avanti con le immagini, ancora l'Atalanta, sarà quasi un monologo in questa prima frazione di gara. Morales sulla sinistra fa impazzire Rolin, riesce a sgusciare la palla per il Papu Gomez, il cross è solo Estigarribia, prova a rinvenire Eriksen con un disimpegno veramente folle ma riesce ad essere efficace. Ancora avanti, 12° minuto, Morales sempre lui sulla sinistra, salva il pallone dalla rimessa laterale per Baselli, Estigarribia va molto bene, via in velocità l'Atalanta, Dennis tentenna un po', poi scarica ancora per Cigarini, tutto molto bello, la palla per Baselli che entra in area, lo scarica ancora per Morales, potrebbe tirare ancora per Gomez, bellissimo di prima Zappa Costa, l'esterno della rete per il giovane fluidificante alla prima stagione in Serie A, era in prestito ad Avellino l'anno scorso, spreca veramente un'altra ghiotta occasione, seconda occasione in pochi minuti. Minuto 30, prova ad affacciarsi il Parma ma Dramé è molto attento, la palla ancora per Baselli, un po' un faro insieme a Cigarini quest'oggi, proprio Cigarini a manovrare sulla tre quarti, c'è poca pressione da parte di Eriksen, 1-2 con Gomez, si chiude ancora il tiro di Gomez, il palo salva Skorupski, alla fine riesce Eriksen con l'aiuto di Ramaglio a liberare l'area e a alleggerire la pressione nell'area del Parma. 39esimo, siamo quasi allo scadere della prima frazione, costruzione bassa del Parma con Henriksen, la pressione ottima di Morales, recupera ancora palla, veramente frastornato il Parma in questi primi 45 minuti dalla manovra dell'Atalanta. Ancora Cigarini, pesca in profondità molto bene, bello il movimento di Dennis, il tacco, il tiro ed è ancora palo del Papu Gomez che recupera palla, gira per Estigarribia. Non finisce mai questo assalto alla porta di Skorupski, la palla per Gomez, il tiro ed è bravo, anche se un po' incerto qui il portiere polacco, mantiene inviolata comunque la porta del Parma. Rivediamo la conclusione di esterno destro a togliere il tempo all'intervento di Skorupski che comunque anche in maniera un po' goffa risulta efficace. Dalla bandierina andrà a Cigarini, l'ex come già detto. La rincorsa di Cigarini, parte la parabola in mezzo, riesce Skorupski a salvare, la palla rimane nel tocco sotto, Rolin riesce ad allontanare la palla per Dramé. Dramé all'indietro per Gomez, ancora Dramé, Dramé si fa pressante l'azione dell'Atalanta ancora per Gomez che prova a entrare in aria, scarico ancora fuori per Dramé, la palla finisce a Baselli, Estigarribia dentro l'area cerca un contatto, non c'è, ancora Dramé sul fondo mette il cross, la girata di Dennis, poi la traversa veramente clamorosa, sarebbe stato meritato qui il vantaggio per gli uomini di Colantuono, sarà ancora angolo perché c'è stata una deviazione di Andrei Ramaglio. Solito Cigarini dalla bandierina, parte il cross in mezzo, la palla rimane lì, ancora e Stendardo spreca la quarta occasione, ma veramente Atalanta anche un po' sfortunata, meriterebbe veramente il vantaggio, tutta la disperazione di Guglielmo Willy Stendardo. E qui finisce il primo tempo, i primi 45 minuti di gioco, dunque Atalanta 0, Parma 0, ma veramente il Parma inesistente, impalpabile, a parte qualche ficcata, ma zero tiri in porta, un Atalanta che avrebbe meritato di più. Nel secondo tempo non cambia il tema della partita, l'Atalanta parte come aveva finito i primi 45 minuti, ovvero all'arrembaggio, prova a venire avanti il Parma, ma c'è il recupero del centrocampo atalantino e Zappacosta che può giocare ancora con Cigarini, regola del vantaggio per lui, la palla per Morales, prova a girarsi su Ramaglio, ci riesce, si chiude il triangolo, Morales tu per tu con Skorupski, bravissimo il portiere a deviare in calcio d'angolo sulla conclusione velenosissima di Maxi Morales. Rivediamo il collo esterno che testa i riflessi di Lukas Skorupski, apprezzata anche dai fotografi questa parata, si riprende con il calcio d'angolo battuto basso corto e si inventa veramente un intervento spettacolare ad anticipare Giovinco in questa occasione. Ancora Atalanta arrembante, come sempre non cala la pressione dell'11 di Colantuono e qui guadagna un fallo, brutto fallo da dietro di Eriksen che verrà anche ammonito per questo fallo su Eltanke Dennis. Le proteste del norvegese, ma il fallo è netto, sembra esserci tutto anche come dimostra questo replay. Vediamo il contatto che è netto. Si incarica della battuta German Dennis. Signor Giacoletti che fa rispettare la distanza, la concentrazione del tanque, fischio di Giacoletti, la finta di tiro, poi parte Dennis ma non impensierisce Skorupski. Al 61esimo cambia qualcosa perché il Parma sembra trovare, sembra svegliarsi. Giovinco qui ruba palla a Stendardo, molto bene la palla per Diamantakos che può provare il tiro ed è bravissimo Günok, riflessi pronti per il turco su questa girata velenosissima di Dimitris Diamantakos. Rivediamo il bell'intervento, si distende molto bene il portiere longilineo. Dalla bandierina va il solito Discherud, la rincorsa di Discherud, la palla messa in mezzo e chiude ancora in angolo Cherubin che sventa il possibile vantaggio con Henriksen del Parma. Ancora Discherud dalla bandierina, a parte lo spiovente in mezzo ed è bravissimo qui ancora il portiere turco sul colpo di testa di Diamantakos, lasciato colpevolmente solo dalla difesa bergamasca. Rivediamo, istinto felino per il portiere turco e ancora calcio d'angolo, terza battuta di calcio d'angolo consecutiva per il Parma. Ancora la palla dentro di Discherud, velenose queste traiettorie, la palla è lì e poi sulla linea, salva Stendardo e ancora Günok sul successivo colpo di testa di Rolin a porta vuota, ma rischia veramente di passare anche in maniera immeritata il Parma, quindi quarto calcio d'angolo consecutivo, la palla messa in mezzo, ancora lì a spiovere la palla per Giovinco, prova il tiro e la palla viene ribattuta fuori dall'area e Giovinco la recupera, non finisce l'azione del Parma, punta in velocità Cigarini, un altro passo, la palla messa in mezzo, alla fine riesce a liberare ma temporaneamente il Parma, il tacco per Discherud, tiro che sibila alla sinistra di Günok, occasionissima per il Parma dopo 4 calci d'angolo consecutivi. La botta di Discherud dalla lunetta dell'area di rigore sarebbe stato clamoroso per quanto prodotto dall'Atalanta nei primi 60 minuti. Rinvio di Günok, ma è molto attento a qua, la palla finisce a Widmer che manda in profondità Diamantakos che si libera di Cherubin, resiste a una carica, non cade ed è bravo Dramé in raddoppio e scivolata a riprendersi la palla. Minuto 76, svolta della partita, rinvio basso di Skorupski per Igboananike e Giovinco. Giovinco Zappacosta gli toglie la palla, ma poi c'è Henriksen che apre ancora per Igboananike che può puntare, lascia sul posto Zappacosta, arriva sul fondo, bellissimo il cross ed è 1-0 con Diamantakos. Bellissimo il gol del greco, da vedere e rivedere, un colpo di testa veramente potentissimo per coordinazione e torsione. Tutta la gioia degli uomini di Frankie Romano, ma veramente un gol spettacolare. Possiamo riammirare nel replay la preparazione al cross di Igboananike, la girata, la torsione veramente fantastica del bomber ellenico che toglie ogni chance a Günok di arrivare sul pallone. Una sassata veramente di testa e tutta la gioia del centravanti greco preso dall'Olympiakos quest'estate. Quinto gol in 7 gare per Dimitris Diamantakos, tutta la sua gioia. Si riparte, il Parma sfrutta il buon momento con Acqua che prova a mettere in mezzo Cigarini, è bravo ad allontanare e la palla finisce a Bianchi che si addormenta, alla pressione di Eriksen dai suoi frutti, il tiro murato veramente, la palla finisce a Carmona per Bianchi, si distende l'Atalanta, Dennis fa fuori Rolin, molto bene la palla per Cherubin che si è sganciato in proiezione offensiva, Estigarribia prova a rimandare ed è bravo Rolin che non lascia palla a Skorupski, esce fuori il Parma con Widmer, ancora Eriksen sulla sua tre quarti, apertura illuminante per Igboananike che lascia lì la palla per Discherud, bellissimo il passaggio sopra per Igboananike che arriva sul fondo, può sembrare il replay dell'azione del gol, ma rientra il tacco di Discherud, la girata di Diamantakos, ancora angolo per il Parma, bravissimo Günok che dimostra di meritare tutti i soldi spesi dall'Atalanta per il numero 1 turco. Gesto d'intesa con Stendardo, con Antuono all'86esimo inserisce Migliaccio per uno stremato Cigarini che ha giocato veramente un'infinità di palloni. La bandierina va a Discherud, il colpo di testa, è ancora attento il portiere turco che lascia accese ancora le chance di pareggio per il Parma, altro calcio d'angolo e stavolta fa sua la palla Günok. Il rinvio del portiere, andiamo proprio nel recupero, oltre il 90esimo il Papu Gomez, ultimo assalto dell'Atalanta, immeritatamente in svantaggio Dennis con Rolin riesce a sgusciare la palla per Gomez che mette in mezzo ed è telefonato il colpo di testa di Estigarribia, non proprio il suo pezzo forte. Rimessa per l'Atalanta, ormai siamo agli sgoccioli veramente, arriva il fischio finale del signor Giacoletti, dunque il Parma espugna anche con una buona dose di fortuna l'atleti azzurri d'Italia, tutta la gioia di Skorupski incastrato nella rete, dunque 3 punti fondamentali per il Parma che sta mettendo via punti per la salvezza. Andiamo alle interviste, da Frankie Romano è tutto, alla prossima servizio. Sono crociati e tutti i campioni, sono del Parma, i prodi calciatori. No, non sono contento per niente, mi dispiace. E che ci può stare che anche mi capita di perdere, però non mi è piaciuto. Il primo tempo l'abbiamo fatto anche discretamente bene, ma abbiamo fatto ancora una volta uno dei nostri errori, che c'hai delle situazioni per andare in vantaggio e non le sblocchi per un passaggio sempre sbagliato. Abbiamo fatto 2 o 3 ripartenze, 2 contro 2. E abbiamo sbagliato sempre nel momento cruciale. Poi alla fine le partite rimangono in equilibrio, la giocata poi può capitare, fai un errore, vai in svantaggio, poi recuperarla diventa difficile. Ma no, siamo anche partiti, ma non era facile, poi che occasione che si poteva secondo me sfruttare meglio, tutto qui. Per questo sono arrabbiato. Delle 2 situazioni importanti di ripartenza che andavano gestite molto meglio perché erano molto favorevoli, quelle secondo me sono occasioni da gol. Poi intanto tiriamo in porta, arriviamo lì davanti, poi vediamo. Il problema è che lo sapevamo che sarebbe potuto accadere una cosa del genere, perché l'avevamo preparata così e siamo andati a incappare proprio in quell'errore lì, ed è un peccato. Ebbene amici, questi sono 3 punti veramente d'oro, quindi diamo uno sguardo alla classifica, siamo nettamente quinti, per cui in piena zona Europa. Ora dobbiamo solo affrontare il prossimo impegno che sarà con il Sassuolo, 16esimo a 6 punti, lotta per non retrocedere, per stare fuori dalle 3 posizioni che valgono la retrocessione. Andiamo a vedere che cosa succederà nella prossima sintesi di Parma-Sassuolo. Ottava giornata, Parma-Sassuolo, il Parma è reduce dalla bellissima vittoria e fortunatissima in casa dell'Atalanta, quinto in campionato, affronta un Sassuolo che lotta con tutte le proprie forze per uscire dalla zona calda della classifica di Serie A. Le squadre fanno il loro ingresso in campo, i saluti ai propri beniamini dei giocatori del Parma, lo stadio veramente in visibilio per i propri giocatori. Andiamo a dare uno sguardo subito alle formazioni. Il modulo è confermato, il solito 3-5-2 ormai sembra collaudato. Ancora Igboananike a sinistra perché De Bock, che sembrava farcela, ancora non è pronto al rientro. Strette di mano simboliche perché poi in campo se ne daranno di santa ragione. Il Sassuolo è una squadra che fuori casa riesce a dare il meglio di sé e si presenta con la novità di Biondini, che parte titolare nel 4-3-3 di Eusebio Di Francesco. A destra agirà Gazzola, che avrà in consegna Sebastian Giovinco. Immagini che vanno a pescare Berardi in odore di nazionale. Antonio Conte sembra aver messo gli occhi su il giovane fantasista italiano, un giocatore che può fare la differenza sia in Serie A che con la maglia azzurra. Ecco Biondini, che a dispetto del cognome invece è molto rosso, sistema la palla a centrocampo, la giacchetta nera di oggi che è Lauro Leopardi, antico parente di Giacomo Leopardi, il noto scrittore italiano. Consigli molto concentrato, Zaza e Sansone, ex di turno Sansone, pronti a dare il via a questa ottava giornata di campionato, e si parte con il Sassuolo che manovra da destra verso sinistra dei vostri teleschermi. Andiamo subito al 10° minuto perché il Sassuolo parte bene, mette in difficoltà la retroguardia del Parma, il tacco per Gazzola, ancora Sansone indemoniato quest'oggi, la palla per Magnanelli, ancora per Berardi, Berardi ancora dentro per Zaza, la palla rimane lì ma allontana solo di poco la difesa del Parma e poi alla fine spreca tutto con questo sinistraccio il capitano Magnanelli del Sassuolo. Poteva essere una buona occasione per passare in vantaggio. Il Parma è frastornato dall'inizio del Sassuolo, molto più organizzato il 4-3-3 di Di Francesco, con Biondini che si inserisce, Magnanelli che fa correre Zaza, c'è un contatto, chiedono il rigore gli uomini di Di Francesco, ma sbaglia il disimpegno Rolin, ancora la palla messa in mezzo, forse un contatto falloso, ma si riprenderà con una rimessa per il Sassuolo. Berardi per Peluso, si gira, mette subito il cross, lo stacco imperioso di Nicola Sansone, proprio l'ex, che va a segno al 20° minuto e fa 1-0 per il Sassuolo. Bellissimo il gol, ma qui aveva allentato molto la marcatura Landr. Diciamo che il colpo di testa non è il suo forte, ma qui dimostra veramente, ci smentisce a tutti con un gol veramente da cineteca. Perfetto lo stacco di Nicola Sansone che punisce la sua ex squadra. Vediamo da dietro, apprezziamo la bellezza, la fattura di questo gol. Skorupski può solo buttarci un guanto. Il rammarico del polacco, ma il tiro è imprendibile. Primo gol in Serie A in 8 giornate per lui e il Parma riprende dal cerchio di centrocampo. 24esimo, il Parma si riversa completamente nella metà campo del Sassuolo, prova a fare gioco e riacciuffare la partita con Discherud, ancora per Acqua centralmente, Giovinco si stacca tra le linee, fa fuori molto bene Gazzola, lo ubriaca ancora una volta e il difensore è costretto a buttarlo giù in malo modo. Scintille tra i due, prova Biondini a fare da paciere e viene ammonito giustamente Gazzola. Direi un'ammonizione sacrosanta, anche come mostrerà il replay. Rivediamo il contatto, saltato per ben 2 volte, e l'unico modo per fermare la formica atomica è questo per Gazzola. Va lo specialista a Discherud, tirare la punizione, parte il tiro, incrocio dei pali di Discherud, sfortunato qui il Parma che fa pari con la partita di Bergamo, ma la palla rimane ancora lì per Ramaglio, apre per Igboananike, può puntare il fondo aria, Audio sulle sue tracce, non arriva, mette il cross, riesce a salvare questa palla, forse era fuori il cross di Widmer e Consigli è attento e sventa il pericolo. Ancora Zaza, la pressione di Widmer che recupera un ottimo pallone, tutti i giocatori nella metà campo del Sassuolo che si difende con 11 effettivi, ancora Discherud centralmente per Diamantakos, potrebbe provare il tiro ma allarga ancora per Widmer che mette il cross, si alza anche la bandierina, volevano il fallo di mano qui gli uomini di Frankie Romano ma niente. Minuto 40, bellissimo il disimpegno di Landr che fa ripartire Giovinco, spezza l'azione il Parma. Ancora Diamantakos si vicina a lui, potrebbe andare alla conclusione, serve ancora Giovinco che fa correre Igboananike che arriva sul fondo, parte il cross, sembra il gol contro l'Atalanta, invece è bravissimo Ariaudo e Biondini a perfezionare il disimpegno, ma è ancora Parma, mezz'ora a tinte giallo-blu. Palla per Diamantakos, resiste alla carica di Sansone, usa il fisico, poi bravissimo a servire Eriksen, la palla sopra, bellissima per Discherud, del tiro è strepitoso qui Consigli che in collaborazione con Cannavaro riesce a portare, a salvare la linea di fondo. La palla per Widmer, ultimi assalti del Parma del primo tempo, Giovinco riesce a sgusciare a Cannavaro che forse lo strattona un po', ma resta in piedi la formica atomica e quindi pericolo scampato. Finale del primo tempo, ultimi 10 secondi, Biondini viene avanti, la palla di Landre che la riconsegna a Magnanelli, può attaccare centralmente il Sassuolo per Taider che apre intelligentemente per Zaza, punta Rolin, ancora Taider, il tiro in due tempi, riesce Skorupski a salvare la propria porta, rinvio del portiere e fine del primo tempo, dunque Parma 0 Sassuolo 1. Incomincia la seconda frazione di gara e il Parma prova a svegliarsi dal torpore dei primi 45 minuti, nonostante ha prodotto molto non ha raccolto niente. Igboananike al 52esimo chiede l'1-2 a Giovinco, ma Giovinco preferisce andare da solo e puntare Gazzola che è già ammonito, prova a rientrare sul destro, rientra bene dentro l'area, prova il tiro ma ormai è tardi, c'è la chiusura di Discherud, apre per Acqua, il tiro che è molto centrale, non ha nessun problema Consigli a bloccare. Consigli che può andare al rinvio ma è sbagliato, Widmer riesce a recuperare per Rolin, Rolin serve subito a qua riesce a liberarsi di Magnanelli, può puntare il centro della porta, la palla per Giovinco che apre per Igboananike a tu per tu e sbaglia un clamoroso gol come una settimana fa, gol veramente facile da realizzare, sbagliato ancora da Kennedy Igboananike che è molto bravo ma pecca veramente sotto porta. Esce bene il Sassuolo comunque con Berardi che manda a fare una passeggiata qui Landre, può puntare Ramaglio, riesce a resistere al contatto, c'è ancora Landre che rinviene ma deve commettere fallo e regalare punizione al Sassuolo in questo frangente per fermare uno scatenato Zaza che lascia il campo insieme a Biondini per Floro Flores al 60esimo e Matteo Brighi, un altro ex di questa partita. Sulla palla c'è Berardi, parte la traiettoria al centro, riesce a liberare Henriksen, c'è Giovinco in pressione su Peluso, si addormenta qui un po' Peluso e può puntare ancora a Gazzola, Gazzola che è ammonito non può fare fallo, lo lascia passare, guadagna l'area di rigore, un dribbling di troppo ma effettivamente era solo, non aveva compagni da servire. 68esimo esce bene il Sassuolo, Floro Flores appena entrato per Sansone, il migliore in campo degli uomini di Di Francesco. Brighi, qui la pressione si addormenta un po', Discherud, bellissimo l'assist con il tocco sotto e Diamantakos sigla il pareggio al 70esimo con un sinistro veramente al fulmicotone, botta tremenda al volo, bellissimo il controllo e poi il tiro con il sinistro del bomber greco, ma Discherud aveva servito veramente un cioccolatino soltanto da scartare. Non può nulla qui Consigli ed è bravissimo Diamantakos a fissare il pareggio al 70esimo. Vediamo l'esecuzione del bomber greco, veramente splendida, tutta la gioia del numero 9 del Parma. E così siamo arrivati a 8 giornate e 6 gol per Diamantakos, impatto devastante veramente di questo centravanti ai più sconosciuti. Ancora Gazzola, qui il momento è favorevole per il Parma, Magnanelli sulla pressione di Giovinco che sembra scatenato, può puntare a Riaudo, lo lascia sul posto, è un 1 contro 1 col portiere, prova ad andare al tiro, bravissimo Cannavaro a temporeggiare e a smorzare la conclusione di Sebastian Giovinco. 79esimo, il rinvio di Skorupski, è solo veramente una prateria Giovinco. Qui Magnanelli non stringe la marcatura, la palla per Diamantakos, resiste a Cannavaro, poi si impappina un po' la difesa del Sassuolo che con un po' di affanno riesce ad uscire fuori, la palla per Taider, Taider per Magnanelli, riesce ad aprire per Berardi che manda fuori tempo Rolin, si chiude il triangolo, Magnanelli serve Taider che nel frattempo si era inserito, c'è Ramaglio in chiusura su Taider, arriva sul fondo, rientra molto bene, lo salta il cross provvidenziale la chiusura e poi l'ha girato Di Brighi, ma è fuori, è veramente sballata con il sinistro, non il suo piede. Li vediamo molto scordinato, c'era comunque il disturbo di Henriksen. 87esimo, Taider ancora uno dei migliori dei suoi, Floro Flores resiste, regola del vantaggio, la palla per Brighi, eccellente l'apertura per Berardi, rinviene Landre, ma Berardi resta in possesso di palla, ancora per Taider, 1-2, la palla in mezzo per Brighi, il tiro, la parata di Skorupski, ma c'è Floro Flores che fa 2-1 proprio al 90esimo, provvidenziale qui Antonio Floro Flores, come un rapace, mi dimostra tutto il suo istinto del gol, con una zuccata da due passi riesce ad anticipare Landre e Skorupski che era stato bravissimo sul tiro di Brighi, non può nulla. Quindi Sassuolo in vantaggio quando manca soltanto da giocare i minuti di recupero del secondo tempo, risultato clamoroso. Il Parma ha soltanto pochi minuti per cercare il pareggio e cerca di spingere tutti gli uomini in avanti, 4 minuti a disposizione per il Parma. Giovinco allora prova a fare tutto da solo, prova a saltare Magnanelli, il tiro e c'è la deviazione comunque di Ariaudio che facilita l'intervento di Consigli. La partita finisce così, con questa apertura di Magnanelli per Peluso, buona anche la sua prestazione che manda Berardi, il cross sul secondo palo, Ramaglio riesce a fermare tutto e c'è anche il triplice fischio dell'Aurora Leopardi. Da Frankie Romano è tutto, ci vediamo alla prossima sintesi. Ebbene, abbiamo perso con il Sassuolo, abbiamo vinto a Bergamo, diciamo che ci manca un po' di continuità di risultati con questo Parma. Passiamo da belle prestazioni in cui non raccogliamo niente a brutte prestazioni in cui raccogliamo i 3 punti. Comunque siamo sesti, siamo ben salvi, se verrà l'Europa ancora meglio. Io vi ringrazio per aver visto un'altra puntata di Ricostruire il Parma, il prossimo appuntamento sarà contro il Torino a Torino, quindi non ci resta che aspettare che pubblichi il prossimo video. Grazie, lasciate commenti, fatemi sapere, ciao!